Un Gadlerner in grande spolvero, quello arrivato da Agropoli al settembre culturale per un incontro dal titolo Buoni e Cattivi. Intervistato dall'ex presidente della provincia di Salerno, il senatore Alfonso Andria, il giornalista ha spaziato in lungo e in largo sulla politica italiana, stuzzicando a più riprese Salvini sul ruolo dei populisti. Gadlerner ha ripercorso la sua vita professionale, il momento a 18 anni della sua cittadinanza italiana, visto che proviene da Tel Aviv. Il rapporto con Gianni Agnelli ha dichiarato di essere di sinistra, ma questo lo sapevano già in tanti. E poi tornato sulle vicende di Pontida, dove è stato contestato. Queste le sue parole in proposito. Come dire, attribuire troppa importanza a un episodio che non considero grave, avendolo vissuto, perché so bene che in questa mia visita di quest'anno al raduno di Pontida, dopo che di raduni di Pontida ne ho visti, ne ho partecipato e ne ho raccontati parecchi, ce ne sono stati 33 dal 1990, prendersi qualche fischio, prendersi qualche pernacchia ci stava e sarebbe sbagliato drammatizzare. Io so che anche quest'anno, quando sono arrivato sul Pratone, moltissimi sono venuti a salutarmi, divertiti, incuriositi e cordiali. Molti mi hanno detto benvenuto, molti mi hanno chiesto di fare il selfie, come abbiamo fatto anche qui stasera. E poi si scatena però una dinamica di folla. Ci sono sociologi che queste cose le hanno studiate a partire da quando la politica è entrata in relazione col concetto di massa nel Novecento. E allora quando da una parte comincia un coro che dice vattene, e all'interno di questo coro i più esagitati cercano quale possa essere l'accusa più infamante da rivolgere, amico di Soros, amico dei banchieri, e poi pian piano si scivola, ebreo, tu non sei un italiano. Poi il coro si diffonde, non credo che sarebbero subentrati problemi, di violenza fisica, perché ovviamente in quei casi uno sta attento a non rispondergli, perché se appena gli rispondi si scatena il finimondo e quindi lo si evita, ma la spontaneità con cui nelle dinamiche di una folla che si mette ad urlare, riaffiorano stereotipi antichi, questa dovremmo in qualche modo approfondire. Perché al dunque? Sono molto felice che si applauda il perché, perché sono favorevole alle analisi e ai ragionamenti, però magari adesso l'aspirazione a quel perché che do io non vi trova d'accordo, siete molto gentili ma un po' precipitosi. No, sapete cosa c'è dietro? C'è dietro una cosa antichissima, che ha a che fare con la storia dell'unità d'Italia. Fatemi, adesso non spaventatevi, non la faccio lunga. Ma l'idea che questo paese molto disunito, molto fragile, giovane, fosse stato per secoli la terra di conquista, diviso, depredato, Francia e Spagna purché si magna, e che quindi quando finalmente è diventato una nazione, questa nazione fragile dovesse fronteggiare la cospirazione delle potenze straniere che volevano continuare a depredarla.